Amici di Tel Basket Official sul canale Twitch della FIP e appassionati di grande basket giovanile, un cordiale saluto da Giuseppe Sciascia. Torna alla diretta dalla Tea Atena di Curtatone per la seconda partita che concluderà il programma della seconda giornata del girone A. Al momento Varese a punteggio pieno con 4 punti e 2 vittorie per la formazione di Stefano Bizzosi, successo precedente per 63-55 contro la Stambura, ancora portando a casa il secondo referto rosa consecutivo dopo quello di ieri per 69-47 contro la Tezenis Verona, che è in campo ora in maglia, la tradizione maglia giallo-blu, contro l'Olimpia Roma, ieri vittoriosa invece per 77-70 contro la Stambura ancora. Di fatto il quadro della terza giornata è già composto, le due vincenti di ieri, Varese e Olimpia Roma, giocheranno alle 11.30 di domani mattina al Palace Gwaiter per chiudere il loro cammino eliminatorio. Verona e Ancona giocheranno di nuovo su questo parquet alle 11.30 di domani per l'ultima gara della fase eliminatoria del girone A. Chiaramente, in caso di vittoria di Roma in questa partita, saranno due spareggi per il primo posto fra Varese e Olimpia e per il terzo posto, quello che comunque consente di andare avanti al tabellone degli spareggi di giovedì, fra Verona e Ancona. Ma ovviamente nel caso di vittoria di Verona potrebbe cambiare tutto e entrare anche la logica dei quozienti canestri, gli arrivi in parità multipli ovviamente favorirebbe Verona. Ma al di là di tutto, vediamo, prima di addentrarci nell'analisi di quello che potrà accadere nella terza giornata, leggiamo quello che invece sta per accadere sul parquet della Tea Arena. Roma che ieri ha stabilito il primato di triple in una partita per le 16 squadre coinvolte in questa finale, 13 canestri da 3 punti nella vittoria in rimonta contro Ancona, partita che è iniziata 15-4 per la Stambura, poi Roma con una fiammata con 5 triple in rapida serie nel quarto periodo si è riuscita ad imporre rispetto di una fisicità inferiore. Comunque nel roster capitolino non ci sono giocatori da 2 metri, ma ci sono tanti lunghi di movimento che comunque sanno giocare con la palla in mano e soprattutto sanno tirare e aprire l'area, quindi chiaramente questo è un vantaggio a livello di basket giovanile. Verona con tanti ragazzi del 2006 nel roster, a partire dal azzurrino Teo Arienbuva con la maglia numero 30 in campo in questa fase iniziale del primo quarto. Andiamo a dare uno sguardo ai quintetti di partenza. Per quanto riguarda Verona, ci sono il numero 18 Mazzoli, il numero 20 Morati, il numero 30 Arienbuva, il numero 28 Bertoncini, il numero 24 Ceffoli. Per Roma invece il numero 4 Antonelli, il numero 19 Longo sul perimetro insieme al numero 33 Cellini, poi la coppia di due lunghi insieme in questa fase iniziale del match, il numero 18 Paluzzi ed il numero 9 Di Marzio. Subito il primo possesso con la manovra offensiva per l'Olimpia, l'errore di Paluzzi in questa giocata iniziale, ancora zona Roma che ha fatto largo uso di questo tipo di difesa, comunque non certo una zona staticissima ma abbastanza mobile comunque per togliere ritmo agli avversari, non toglie ritmo a Verona che segna un bel canestro per inaugurare il match con il 2-0. Dall'altra parte Cellini, il pallone di destro tiro ci prova dalla media ma non va a bersaglio. Ceffoli spinge sull'acceleratore, la deviazione di Cellini, quindi la prima linea schierata, diciamo 2-1-2 sostanzialmente la scelta tattica da parte di coach Pistorio. Gira la palla con Morati, guadagna il centro dell'area in pallone diretto e tiro. Pregevole iniziativa dal palleggio per il numero 20 di Verona. 2 per Mattoi, 2 per Morati, 4-0 Tezenis. Intanto iniziamo subito a coinvolgere la nostra spalla tecnica per quanto riguarda questa partita. Si tratta di Maxi Moreno, giocatore cult delle minors nostrane, ora allenatore di Manerbio per guidare un progetto tecnico importante con tutto lo staff del San Pio X Mantova a disposizione comunque per quanto riguarda queste finali. Ovviamente la voce, la spalla tecnica di questa gara, dicevamo comunque il tema contro Roma è lo stesso, la zona va attaccata bene. A livello giovanile può essere una difesa che comunque può togliere ritmo, può mettere in difficoltà, soprattutto se alla fine non si muovono bene uomini e palla, però Verona nei primi due possessi ha mostrato di saper lavorare contro questo tipo di arrocco.
Sì, sono stati bravi a muovere velocemente la palla e attaccarli con il palleggio del resto del tiro, no? Quindi è la cosa che fa più male alla zona, palleggio del resto del tiro e muovere la palla e cercare un tiro piedi per terra da tre punti, come in questo momento ha fatto Verona e ha concretizzato ancora, quindi al momento sembra che erano preparati e lo stanno facendo molto bene. Buonissima preparazione del gioco, poi piedi per terra, la tripla di Ceffoli quasi dall'angolo per il canestro del 7-2, come ieri la zona comunque salta quando Ancona era partita 15-4 in occasione della sfida poi vinta comunque dall'Olimpia, dopodiché è logico che la zona giustamente è un'arma tattica che Cospistorio evidentemente ha preparato e ci lavora in maniera costante, quindi sicuramente Verona si è preparata per affrontare questo tipo di difesa sapendo che Roma ne fa largo uso e Roma però non la mollerà troppo facilmente. Alla fine la zona è questione di crederci, perché comunque appena perdi fluidità poi diventa un problema. Di Marzio nel traffico, Celletti, la trippa di Antonelli che va a bersaglio. Antonelli, come ci raccontava ieri Paolo Morelli, comunque è un giocatore che ha in qualche modo un legame con Mantova, nipote della sua ex giocatrice con il San Giorgio, quindi evidentemente in questi campi ha un buon feeling. Già ieri a quota 17 con tante triple l'atleta del 2006 che realizza il canestro del 7-5. Verona ancora contro la zona, blocco di contenimento di Bertoncin che riceve la palla dal suo playmaker dentro l'area, però murato in questo caso Verona deve tirare allo scadere di 24 secondi. Erin Buva che sbaglia ma poi il rimbalzo lo recupera ancora Ceffoli che è molto reattivo su questa palla vagante. Erin Buva con spazio va su in fondo, gran palla dentro per Bertoncin. Verona comunque muove davvero bene il pallone, soprattutto muove il pallone ma muove gli uomini nei tagli, nei ribaltamenti, nelle spaziature, davvero efficace fino all'attacco alla zona. Sì, si stanno passando benissimo la palla, stanno andando negli spazi vuoti e stanno facendo molto bene questo flash al tiro libero, al post alto per poter ribaltare la palla di lato. È bravi a non fermar la palla, a continuare a muoverla e cercare l'uomo più libero perché si possa prendere un buon tiro. Guardati per Erin Buva, si va da Ceffoli sul perimetro, ribalta al lato, comunque con efficacia, finta e partendo su linea di fondo, il tiro acrobatico che non va a bersaglio, ma ancora Verona è ben accoppiata a rimbalzo, tap out di Mazzoli per Morati e altra manovra con il tiro dalla linea di fondo che comunque è ben costruito, anche se poi però non è convertito, abbiamo detto già sicuramente più volte in questi giorni, la costruzione del tiro è importantissima perché alza le percentuali. Dopodiché il più bel tiro costruito del mondo, se sbatte sul ferro è bello ma come dire improduttivo, logicamente però contro questo tipo di zona bisogna continuare a macinare la propria ragnatela offensiva come sta facendo efficacemente Verona. Ora è Roma che ha il possesso, fermato il gioco per azzerare 24 secondi, se non abbiamo visto male, no, per riportare invece 24 secondi al momento giusto della ripresa dell'azione, quindi l'Olimpia avrà 17, se non abbiamo visto male, sì, 17 secondi anziché 24, non il possesso pieno ma comunque tempo per poter costruire un tiro efficace. Di Marzio per Longo, il passaggio per un taglio che però non viene completato, persa Olimpia e Verona si rimette in moto. Due squadre che per quanto visto fino adesso sono sicuramente meno dotate di fisicità rispetto comunque ad esempio a Varese e Ancona che avevano dei centri sopra i due metri, sicuramente un po' più tra virgolette basket giovanile aperto in qualche modo con tante soluzioni al perimetro. Abbiamo visto qui Erin Buva comunque non a bersaglio, diciamo una partita un po' diversa da quella di prima dove sicuramente i lunghi hanno inciso tanto. Sì, sembra queste due squadre proprio under 17, guardando le altre come Cantù che ho avuto la fortuna di vedere ieri e Bassano, sono squadre di una fisicità veramente importante per un under 17, qui un pochettino più giovanile
e giocano sul ritmo e l'intensità. Granini uguale si corre, ci fanno errori, ma comunque sicuramente ci si dà battaglia con grande energia, sempre a zona. Ovviamente Roma ora comincia a funzionare con una buona presentazione in passaggio da parte dell'Olimpia, consegnato di Di Marzio per Cellini, lungo che va da Antonelli, c'è un post basso da alimentare, invece si ribalta al lato con Cellini che gioca il pick and roll con Di Marzio. Arriva l'anticipo, Verona pronta su questa linea di passaggio, prova a correre con Moratti, si va in angolo, deraglia un po' da Tezenis, poi invece trova comunque un tiro aperto che non mette con Mazzoli. Diciamo che un po' così come la prima partita tra Varese e Ancona, le squadre stanno impiegando un po' per carburare in fase offensiva. Sì, Verona è iniziata subito bene con tre canestri nelle prime tre azioni e adesso sta perdendo un pochettino il ritmo, la fluidità in attacco, però deve continuare a creare, come hai detto prima, muovere questa palla continuare a credere nel tiro, perché la zona si batte con buoni tiri senza perdere fiducia e insistendo. Arriva a vuoto da fuori dopo due belle stoppate consecutive da parte di Bertoncin. Possesso Olimpia, ribalta al lato per Antonelli, si va da Di Marzio, ora da Longo che finta la tripla, poi va in palleggio, ma gli tocca la palla dalle mani Ceffoli, allora Longo deve prendersi un tiro con pochi secondi e poco ritmo, infatti arriva un ferro, sette pari, parità un po' a ribasso dal punto di vista balistico in questi ultimi minuti. Esecuzione a metà campo ora per la Tezenis con Rembuva che va a cercare Bertoncin, chiamato a smistare, un'eccezione chiaramente non troppo interna, ma c'è un ottimo gioco a due sull'asse Mazzoli, Bertoncini che sbaglia ma poi recupera il suo rimbalzo e alla fine con pervicacia riesce a strappare due tiri liberi. Bertoncini bravo comunque a vedere i tagli dei compagni e a muoversi negli spazi, visione da gioco non da pivot, diciamo. No, bravo, si muove bene nello spazio, bravissimo anche Mazzoleni a cercarlo continuamente su questi tagli e giocare sugli angoli per cercare di ricevere e poi coinvolgere lui in questi tagli. Mancino, interessante, mi sembra avere che ha le mani abbastanza morbide e anche un bel fisico. Adesso vediamo il tiro libero, una buona meccanica di tiro direi, quindi bisogna vedere se questo ragazzo può prendersi qualche tiro dalla lunetta, perché contro la zona può far male anche quel tiro lì. Bene, da seguire comunque, soprattutto perché si tratta di un ragazzo del 2006, quindi con un altro anno di eleggibilità a livello under 17, perché i cadetti sostanzialmente la prossima stagione. Sette pari, Verona ferma da qualche minuto, Roma a sua volta ferma da qualche minuto, intanto le rotazioni di coach Pistorio con il numero 2 Parker sul parcheggio, ieri comunque importante uscendo dalla panchina con grande energia. Bertoncin smista dal post alto, ma non ci si avvede sostanzialmente che il cronometro stava scadendo e allora arriva l'infrazione per l'attacco della Tezenis. Due su 8 dal campo e 4 perse per Verona, mentre 3 su 10 con 3 perse, qualche rimbalzo in più per l'Olimpia, ma alla fine l'equilibrio, come dicevamo, offensivo da una parte all'altra è abbastanza a ribasso. Antonelli per Liberati, che però commette un'infrazione di passi abbastanza chiara. Partita NBA questa, un po' troppo all'americana. Sì, ho voluto fare una partenza spagnola, magari ha sbagliato un pochettino il tempo tra i piedi e le mani, però se lo allena è un bel movimento che può dargli il risultato. Arembuva per Ceffoli, la palla dentro per Cornale, ottimo pallone dentro l'area, ancora una volta Verona quando riesce a coinvolgere il lungo in movimento, perché il piccolo comunque trova una buona linea di penetrazione, poi mette punti sul tabellone, si sblocca dopo qualche minuto. 9-7 per i gialloblu, Parker dal palleggio, eccellente palleggio del resto tiro per l'atleta con la maglia numero 2. Siamo rimasti piantati per qualche minuto, poi due
giocate molto belle, una collaborazione di squadra e una invece situazione individuale pregevole. Sì, ancora con il palleggio resto tiro, cosa molto bella questa, perché nei campionati senior sono cose difficili da vedere, invece già sia ieri che oggi sto guardando tantissime di queste azioni del palleggio resto tiro che sono per me l'essenza della pallacanestro. Io ho qualche anno, quindi era lo primo che ti insegnavano, no? Quando arrivavi in palestra, e vederla fare a questi ragazzi è importante, perché in NBA e in Euroliga vedi o schiacciare o tiri da tre punti o questi floater, no? Il mid range game, il palleggio a tiro di cui ad esempio era maestro Gianmarco Pozzecco, è una cosa che per battere il tempo dei lunghi è una giocata fondamentale. Qui Arian Boom invece ne mette tre col fallo, in precedenza aveva tirato senza esito dall'arco i primi due tentativi a sua disposizione, mette il terzo e crea un mini break. 4 punti in una partita ai 9 sono tanti, manca 1.47 al primo intervallo col vantaggio per Latte Zenis, che intanto va con le rotazioni dalla panchina in campo il numero 16 Brancaccio e il numero 33 Righetti per la Scaligera. Diciamo Veneto 4 sostanzialmente la formazione di coach Guadagnini, che si è qualificata superando due turni di spareggi. Olimpia Roma che invece ha battuto il Napoli Basket nel suo duello unico. Liberati attacca il canestro, battuto il suo uomo, arriva l'aiuto falloso da parte di Cornale. Allora questa volta è Roma ad andare in lunetta con due tiri liberi. Alla fine Roma nella partita di ieri in qualche modo ha giocato quasi con più vantaggio, con i suoi lunghi mobili aprendosi magari con tutti e cinque i giocatori sul perimetro. Nel break decisivo Paluzzi, che sarebbe il pivot di questo quintetto, aveva piazzato una tripla e un gioco a tre punti frontali uno contro uno, perché comunque Ancona con due giocatori sopra i due metri aveva accoppiamenti difensivi complicati. Contro Verona che è meno stazzata fa più fatica a crearsi vantaggi. Sì, sai, alla fine i lunghi diciamo da entrambe le parti sono più atletici, sono quasi un 3.5 più che lunghi veri rispetto agli altri, quindi magari ieri contro gente più pesante, più alta di loro, li portavano fuori e lì avevano il vantaggio. Adesso devono cambiare il modo di giocare, devono andare al post basso quasi quasi per creare i vantaggi, quindi bisogna vedere se avranno la pazienza e la capacità di andare a sfruttare questi post basso. Qui Roma da una palla recuperata sostanzialmente trova una soluzione senza che la difesa Tezzeni sia schierata, subisce il fallo lungo da parte di Vinco, vuol dire tre tiri liberi a cronometro fermo, con la possibilità di impattare la partita quota 13 quando mancano 63 secondi alla prima sirena della seconda partita della seconda giornata del girone A della finale nazionale Under 17 Eccellenza di Mantova e Curtatone. A seguire comunque le partite del girone B, quello che ieri comunque ha giocato ancora in quel del Palace Schweizer. Bersaglio lungo con il secondo dei tre tiri liberi dopo aver lasciato sul ferro il primo. Intanto Verona ha esaurito il bonus, Roma invece ha tre falli di squadra, va col secondo Francesco Longo. Più uno Verona, è possesso, Arian Buva va dentro l'area a cercare Vinco, che trova una giocata acrobatica sfidando la difesa di Roma. Qui si è nascosto dietro la seconda linea della zona e il canestro di rapina, però molto ben fatto. È stato bravissimo, è stato veramente bravo. Verona sa che il punto debole di quella zona sono gli angoli. Li sta attaccando bene da lì, adesso è riuscito anche a correre e sparare una bomba in palleggio in contropiede, quindi è entrato in gas. Ed è un bracchino comunque di 5-0 in favore della Tezzeni sul 12-18, 18-12, comunque con la formazione di Pistorio che prova
a limare il gap un momento in lunetta con altri due tiri liberi per Longo. Due in precedenza, sbaglia questo tentativo a cronometro fermo. Siamo 5 sotto dalla linea della carità per ora per quanto riguarda la formazione Lazio 2. Va con il libero, due cambi intanto con il ritorno di Antonelli e il debutto in partita del numero 10 Stramandino. Vantaggio Tezzeni sul 18-13, ma chiaramente prestissimo per una partita che sembra comunque equilibrata dal punto di vista delle anche delle forze in campo. Righetti per Cornale, difesa uomo in questo ultimo possesso della frazione. Vedremo se sarà una scelta legata solo al tempo e al cronometro, oppure se poi anche dopo la mini pausa di due minuti questo Pistorio riproporrà lo schieramento uno contro uno in retroguardia. Ora Roma esaurisce il bonus col fallo di Longo, quindi non potrà più spenderne per spezzare l'azione dei gialloblu. Dentro l'area per il taglio di Vinco, che ancora riceve e si muove con efficacia in avvicinamento al ferro, e Verona davvero ha grande capacità di passarsi la palla e cercare buone soluzioni. Non abbiamo visto fino a questo momento, diciamo, elementi di spicco assoluto dal punto di vista del talento individuale. Non c'è il go to guy vero e proprio, ma alla fine la coralità poi per gli allenatori è anche una cosa bella. Sì, perché ti dà tante alternative, no? durante il gioco, durante la partita. Verona è incredibile, no? Sembra un mercato, gente che va, gente che viene, ma organizzata. E questo è molto bello da vedere in questa categoria, è difficile da trovare. Quindi si vede che sono ragazzi molto preparati e che sanno quello che devono fare e lo stanno facendo. Con merito gli applausi dei genitori, del pubblico al seguito della Tezzeni, che probabilmente è la squadra logisticamente più comoda rispetto alla sede di Mantova e di Curtatone di queste Final 16. 19 Scaligera, 13 Olimpia al primo intervallo, 3 su 11 dal campo per Roma con 1 su 4 da 3. Invece Verona comunque ha sicuramente avuto più ritmo sia dal perimetro con 3 su 7 dall'arco contro la zona che anche nel tiro in assoluto, 7 su 13 nel totale di squadra, anche leggera, beh, più che leggera predominanza di Verona a rimbalzo, 14-6. Roma che invece ieri con tanti secondi tiri di reattività contro un avversario più stazzata invece era riuscita poi a guadagnare quegli extra possessi convertiti a suon di triple. Ma ovviamente la partita è ancora in una fase assolutamente iniziale, primo quarto in archivio col vantaggio 19-13 per la Tezzenis, ma ne mancano ancora tre e chiaramente nel basket giovanile soprattutto può sempre succedere comunque di tutto, diciamo, non è propriamente una pallacanestro dove l'organizzazione prevale sulla intensità a tutto campo. Siamo chiaramente alla seconda partita in due giorni, ancora presto per parlare di stanchezza, anche se chiaramente poi il caldo contribuisce a togliere un po' energie. Ho detto più volte, questa comunque è una maratona, non uno sprint in una finale dove si giocano 6 o anche 7 partite per arrivare domenica a giocarsi il titolo italiano. Quindi è vero che questi ragazzi di 16-17 anni non si stancherebbero mai, non penso che il concetto di gestione appartenga minimamente a loro, magari però agli allenatori sì. Guarda, io mi ricordo quando avevo la loro età e ne volevo giocare tutti i giorni e devo dirti che stando in campo, vedendoli arrivare, vedi proprio negli occhi di questi ragazzi la voglia di giocare a pallacanestro, quindi credo che la stanchezza non la sentiranno mica. Sanno che stanno giocando una cosa molto importante per oggi, ma anche per le loro carriere, no? Sanno che c'è tanta gente nella tribuna a guardar loro, c'è il coach dell'Under 16 Mangone, lo Schweizer, l'ho visto prima, ho visto Bertemati, ho visto coach Valli, quindi i coach più importanti della Serie A e delle nazionali italiane, quindi loro hanno tanto da dimostrare, lo sanno e saranno pronti tutta la settimana. Credo che
se ci sarà da giocare anche la settimana successiva, giocano ancora. La triple di Righetti dall'angolo, ancora contro il ritorno alla zona parte di Roma, però poi lo scippo e l'appoggio vincente di Cornale con il canestro del più 8. Sicuramente Verona reattiva anche sulle palle vaganti. Alla fine sinora il vantaggio è sicuramente meritato da parte della Tezenis. Esegue la squadra di Pistorio, Paluzzi finta a mettere la palla per terra, perde un po' la maniglia, poi alla fine si impapera nel tentativo di andare a canestro. Passaggio un po' lento, ma comunque alla fine il possesso resta nelle mani della Tezenis, che attacca di nuovo. No, ci riprova Righetti da tre punti, il tiro è fuori misura, però si batte di nuovo Verona con questo possesso che però non viene capitalizzato. In ogni caso resta nelle mani di Roma il pallone, in ogni caso non si consente un contropiede con la ripartita dalla zona, ma si obbligherà Roma a dover organizzare a metà campo con le rotazioni. Ora danno spazio anche al numero 27 Marchesini e dal numero 22 Farinati nelle file della Tezenis. Tanti cambi per Simone Guadagnini, che giustamente cerca di tenere alto il più possibile il livello di intensità della sua difesa. Paluzzi per Cellini, ma l'ultima deviazione di un giocatore in maglia gialla. Lascia 10 secondi per l'attacco Olimpia a 8:23 a giocare. Rimessa immediata per Cellini, che prova a svitarsi, appoggia il tabellone con una giocata comunque pregevole, ma l'appoggio viene sputato poi dal ferro. Il vetro fa prendere una parabola che non premia. Ancora sulla linea di fondo per l'attacco alla zona, Verona che prende tanti tiri comunque aperti, anche se poi stavolta non lo mette, non va a segno, e c'è il fallo di Bertoncin a rimbalzo d'attacco. 21-13, 8-0-3 al termine del secondo quarto. Partita chiaramente, diciamo, molto lontana da decidersi. Finora sicuramente meglio Verona nel impatto e nell'inerzia sulle palle vaganti. Sì, è molto brava anche alla ricerca continua del rimbalzo offensivo, e appena i giocatori di Roma prendono il rimbalzo difensivo, sono già lì a morderli, a non permetterle di correre. La stanno facendo giocare a metà campo, e credo che Roma è quello che sta soffrendo, no? Giocare a metà campo mi sembra una squadra che cerca più la corsa, di crearsi i tiri magari a tutto campo, e a metà campo non gli piace molto giocare, e Verona è brava a tenerli lì. Di tocco e remuva per Marchesini, che sbaglia, ma il rimbalzo è ancora da parte di un giocatore della Tezenis, che esce dall'area e subisce il fallo. Prima abbiamo visto quello che si diceva sui mismatch, che ieri per i lunghi dell'Olimpia erano stati favorevolissimi nell'attaccare uno contro uno quelli comunque più stazzati e meno veloci di Ancona. Qui invece, attaccando giocatori piccoli che hanno piedi rapidi, non si creano rotazioni. Qui però c'è quasi recupero, ma poi salvataggio della Tezenis. Penetra e scarica Marchesini per Farinati, che la mette per terra e va con l'aiuto della tabella. E ancora una volta però sul rimbalzo offensivo arriva prima un giocatore in maglia gialla. Sei sicuro che ce ne siano solo 5 giocatori in maglia gialla? Questo è il problema della zona, sai, ti giri a chi fa Italia fuori se non sei accoppiato bene, e Verona ci sta andando al rimbalzo offensivo con 2 o 3 giocatori che caricano da fuori, li sta mettendo in difficoltà. Continuano a fare secondi tiri, non ti dico tutte le azioni, ma 2 su 4 fanno secondi tiri, e stanno avendo pazienza. Possesso Tezenis in questo secondo quarto, che inizia con un portale di 2-0. Sbaglia Bertoncin, ma ancora con l'applauso giustissimo di Maxi Moreno per quello che è stato poi un errore. Bertoncin si fa perdonare sprintando sul recupero. La penetrazione di Marchesini fino in fondo a rompere il muro della difesa romana. Time out
obbligatorio per Davide Pistorio. 4-0 il parziale, non certo diciamo torrenziale in termini di produzione offensiva in questo avvio di secondo tempo, però ora Verona è a più 10 con la partita a punteggio basso. 10 sono tanti. Sono tantissimi, perché Roma non si è svegliata stamattina ancora, è un po' a rilento, sta faticando entrambe due parti del campo, e se Verona adesso inizia a aggiungere un pochettino anche di attaccarli in velocità come hanno fatto adesso, quindi alternare il gioco a metà campo, farli diciamo sudare in difesa e provare a correre alternando il ritmo del gioco, potrebbe essere veramente difficile per Roma poi rientrare in partita. Quindi adesso bisogna vedere dopo il time out con che spirito rientra Roma e se riescono a imporre un pochettino del loro ritmo di gioco, perché al momento non ce l'hanno fatta. 23-13, il vantaggio sta salendo in maniera lenta ma costante. Dal 13-12 di fatto Roma ha segnato un punto in lunetta, o meglio tre punti in lunetta, prima quel 2-3 di Longo e poi quell'altro libero di Longo nella fine del primo quarto, negli ultimi 5-6 minuti di partita percentuali dal campo scesa a 3 su 15 per l'Olimpia, decisamente troppo modesta fino a questo momento la produzione offensiva della squadra in maglia scura. Possesso per i capitolini, esegue Parker che poi smista per Paluzzi, ribaltamento del lato per Longo, uno contro uno verso il centro, scarico per Antonelli, questa volta una costruzione comunque per caricare il tiratore che però non riesce ad arpionare il pallone, e alla fine palla persa numero 6 per l'Olimpia. Se vince al termine del secondo quarto la possibilità di Verona per implementare ancora il suo margine. Di nuovo la zona schierata da parte dell'Olimpia, che ora prova a essere un po' più aggressiva. Linea di fondo con Petre, scarica, ma arriva l'intercetto sul passaggio di Vinco. Non c'è però ripartenza immediata. Ottima lettura di Bertoncini, che anticipa il passaggio per Parker in taglio. Sovrannumero Tezenis, consegnato per Erembuva, va in angolo per Farinati. Bertoncini ancora a smistare dal post basso, penetrazione con scarico, ma non c'è scarico ma deviazione, questa volta palla rubata all'Alemania, tripla in transizione che è la cosa che evidentemente Roma predilige fare di più, tripla di Antonelli per sbloccarsi, ci voleva per l'Olimpia che non segnava veramente da una vita, ma questo è il basket della squadra di Pistorio. È quello che stanno cercando mi sa dall'inizio, cercare di rubare due palloni e correre. Per adesso bravissima Verona ancora mettendo la palla negli angoli, tagliando e giocando con un altro passaggio per due punti facili, e Roma ancora aumentare il ritmo e cercare un tiro da tre punti. Speriamo si siano svegliati, così vediamo una bella partita. E si scalda il match e sale anche il punteggio con due canestri consecutivi, Antonelli e Parker. Linea di fondo per Vinco che sbaglia, Parker svetta a rimbalzo, prova a correre l'Olimpia, rientra in transizione difensiva la Tezenis. Longo chiama lo schema, esegue per Cellini che va all'uno contro uno, scarica in angolo per Antonelli che ha spazio e piedi per terra. Anche qui comunque un buon tiro, anche se non è mandato a bersaglio. In angolo anche la Tezenis con Erembuva che colpisce però lo spigolo del tabellone. Ennesimo rimbalzo di energia recuperato però da parte dei veneti. Erembuva di mano sinistra in palleggio del tiro, giocata plastica ma non vincente. Longo dall'altra parte, i ritmi sono forsennati. Longo prende e spara sullo scarico di Cellini, tocca la palla e la ruba Roma, Parker e Antonelli, però poi non riescono a convertire quanto avevano fatto efficacemente in difesa. Corre Marchesini, lo scarico per Vinco, ancora specialista della linea di fondo, quasi da rapinatore d'area verrebbe da dire in questo caso, perché la taglia non è esattamente da lungo, ma tutto il bottino è stato realizzato da sotto. Comunque la squadra lo cerca, lui è bravo a muoversi e arrivano i punti.
arrivano anche di là i punti. Arrivano anche di là, adesso siamo alla terza tripla consecutiva di Roma, se non sbaglio. È il loro gioco, penetrare, scaricare, giocare in velocità. Si è svegliata la partita, si sta correndo, si sono alzati i ritmi. E questo è il bello del settore giovanile, no? Che in due minuti passi da un meno 10 a un meno 5 e adesso time out Verona. Time out perché l'Olimpia, dopo aver tirato molto male nei primi 15 minuti, ha acceso la macchina nelle triple, che già lo scorso nella partita di ieri era comunque in... ha avuto questo tipo di ritmo dal punto di vista dell'andamento di gioco. Quando Roma segna da fuori, chiaramente riesce a esaltare comunque il moto perpetuo dei suoi sostanzialmente 5 esterni, mentre quando le triple non pagano, alla fine diventa più complicato per una squadra che oggi non è riuscita a trovare spunti interni da Di Marzio, che ieri comunque invece tra rimbalzi offensivi e scarichi convertiti era stato un fattore. Verona invece ha distribuito molto bene i suoi bottini fino a questo momento. Il mio marcatore è Ceffoli a quota 6 punti, poi ci sono Arienbuva 4, Mazzoli 2, Moratti 2, Brancaccio 3, Vinco 4, Marchesini 2 e Cornale 4. Di fatto sostanzialmente 8 giocatori a referto su 11 ruotati da coach Guadagnini. L'unico ancora non è entrato è il numero 31 Romani. Possesso Tezenis, la rimessa per Bertoncin che si svita, ma il suo movimento in semigancio non è vincente. Corre a tutto campo Liberati, questa volta quel famoso mismatch dell'uno contro uno si crea su una situazione di campo aperto, una sorta di cost to cost del rimbalzista. Qui Roma utilizza Liberati come 5 tattico in mezzo alla zona, non è esattamente il pivot, forse diciamo che in questo momento è il più alto in campo per quello che è in mezzo alla zona, ma è una guardia. Esatto, lì è il suo vantaggio, no? Che non essendo un 5 vero può attaccare benissimo Bertoncini in campo. Anche se ti dico che quel ragazzo lì mi piace un sacco, Mancino non è stato fortunato negli ultimi gancetti che ha fatto in mezzo all'area, però molto interessante, tra l'altro mi avevi detto del 2006, giusto? Quindi un altro anno ancora, bello atletico, ne stiamo vedendo belle azioni, da un lato e l'altra, bomba ancora di Roma. E come spesso capita, alla fine quando la squadra dei tiratori prende ritmo, poi prende fiducia, dall'attacco si genera comunque quel cambio di intensità. Bravo Marchesini però a trovare questo floater nel traffico per il nuovo più 2, ma da più 10 alla parità ora più 2 sicuramente la partita ha cambiato ritmo. Roma tirava 1 su 5 da 3 qualche minuto fa, ora credo che siamo a 4 su 9. Sì, era quello che avevi sogno dopo il time out di Roma, era quello che ci aspettavamo, no? Aumentare un pochettino l'intensità difensiva, corriamo e tiriamo. Sono riusciti a farla, e come hai detto te, è entrata la prima, poi entra la seconda, ed è diversi giocatori, quindi loro si gasano così. Adesso sono andati in gas, però Verona è riuscita a tenere un pochettino la calma, è riuscita a fare due canestri importanti. Adesso questo floater, tra l'altro col passo cambiato di sinistro. Quindi la partita si è accesa. 29-27 sale il punteggio, sale anche l'equilibrio dopo il 23-13, massimo vantaggio Tezenis di metà del secondo quarto. 10 per lungo, Roma è salita a 5 su 11 da 3, dunque non 4 su 9, diciamo persi ora aggiornate le statistiche con l'ultimo canestro del numero 19 dell'Olimpia, che è il primo giocatore del match in doppia cifra, quota 10, 10 lungo, 6 Antonelli, 2 Di Marzio e Paluzzi, 5 Uber e 6 per Liberati. È salita comunque in generale anche la percentuale dal campo della formazione Lazio 2, che con le triple
comunque ha raggiunto il 36%, resta comunque molto migliore la percentuale da 3, 45%, 5 su 11 che quella da 2, 3 su 11. Anche ieri comunque Roma aveva segnato più canestri e tentato più tiri dall'arco, ma come dicevamo chiaramente qui la squadra è fronte centrica. Cellini, il capitano, si prende il jumper, lo sbaglia, rimbalzo di Liberati che qui invece gioca un possesso da pivot perché va dentro l'area a guadagnarsi un pallone, un fischio e un fallo che però non dovrebbe garantire tiri liberi. Entrambe le squadre lontane dal bonus, il cambio Tezenis che ripropone Brancaccio sul perimetro. Più 2 Verona, 1.55 la conclusione del primo tempo. Il match però è tornato comunque a dare emozioni. Parker dalla linea di fondo, questa volta tiro complicato da prendere con quel ritmo. Brancaccio a tutto campo, gran canestro da parte del numero 16 della Tedesca, che va a vedere tutta la sua felicità. Nulla da invidiare agli esplosivi e vari Miaschi, Guindò, Vistini nei giorni scorsi con questa giocata quando ha potuto accelerare. Sì, è stato bravissimo a cercare l'appoggio del difensore, tenere il contatto e tirare. E adesso ancora il numero 27, Marchesini, ancora con il floater, ancora di sinistro, quindi si vede che la sua mano è forte. E Verona bravo a non aspettare che si metta a zona a Roma e attaccarli in contropiede. E ovviamente è il modo migliore per risolvere ogni problema nell'attacco a difesa schierata e riuscire ad arrivare di là prima che la difesa riesca a posizionarsi. Qui la stoppata di Bertoncin che ha 0 punti ma ha 4 rimbalzi, 2 recuperi e 2 stoppate, quindi ha fatto tante cose utili per la squadra. Cellini in passo e tiro, ancora l'aiuto per la stoppata del lungo con la maglia numero 28 che è un bel baluardo difensivo, magari non sarà un lungagnone come quelli che abbiamo visto nelle partite precedenti, pensando a Bosso, a Tambura, quelli di Varese ed Ancona, però dentro l'area il suo sa come farlo e come. 1.14 a giocare al termine del terzo quarto, possesso Olimpia con il jumper centrale di Cellini, tocca Verona che va ancora al ferro, ancora una volta una iniziativa comunque per arrivare fino in fondo. Verona che riesce da queste ripartenze comunque a trovare appoggi efficaci, torna a più 8, 8-0 di fatto per la Tezenis. Sbaglia Liberati, ancora la corsa d'autocampo, Marchesini, Romano proprio il nuovo entrato che va a sua volta a referto da meno 10 a pari e adesso ancora a meno 10 o comunque da più 10 a pari e ancora a più 10. Verona pescando a piene mani la panchina con tutta l'energia di tutti i 12 giocatori di coach Guadagnini. Sì, è quello che ti dicevo prima, è riuscito a capire che era il momento di correre perché a metà campo non stava più producendo come all'inizio. Abbiamo visto le ultime 5 azioni in contropiede, tra l'altro al ferro, super, e adesso questa ultima un tiro dai 3-4 metri, quindi bravi a capire che era il momento di accelerare e non più attaccarli a metà campo. E poi questo ragazzo qui difensivamente è pazzesco, pazzesco, c'è dappertutto, arriva su tutte le penetrazioni, su tutti i rimbalzi, sembra che è da lui contro 5 in difesa, incredibile. Verona gioca col portiere in questi ultimi possessi, Bertoncin bravissimo in aiuto nel cancellare l'appoggio di Longo. Verona che ha segnato 16 canestri da 2 su 44, su 36 tentativi, Roma ne ha messi 3 su 11, 16 su 37 diceva la statistica, no in realtà 13 su 27 da 2 contro 3 su 11, e qui chiaramente c'è grande differenza tra una squadra che è andata comunque a cercarsi soluzioni dentro l'area e invece Roma che non è riuscita a prendere il ritmo del moto perpetuo del suo attacco. Arriva il fallo per fermare l'azione, ancora Pistorio sull'ultima azione
difensiva va a uomo e allora Guadagnini chiama il time out per cercare di sfruttare al meglio quest'ultimo possesso che garantirebbe a Verona la possibilità di implementare questo più 10, meritato comunque il vantaggio di Verona per quello che si è visto nell'ambito della partita. Una fiammata sola a suon di triple per Roma, sicuramente Verona ci ha messo tanto dal punto di vista del ritmo e dell'energia e tanto in difesa, dove comunque davvero Bertoncini è stato un bel fattore, un bel ombrello a protezione del canestro. Come hai detto te, Verona ha giocato con il portiere, adesso voglio vedere bene le statistiche da due punti, ma Roma, se non sbaglio, credo che ha fatto due canestri in contropiede, tre, dei quali due in contropiede e basta, attacco fisso, non è riuscito a arrivare a prendersi un buon tiro vicino al ferro, perché di là c'è questo ragazzo Bertoncin che ha chiuso completamente tutto. E dopo sono stati bravi i suoi compagni a partire in contropiede e come abbiamo detto prima, la bella cosa di Verona è che non ce n'è uno, ma sono in tanti che hanno portato due punti, quattro punti con azioni personali e questi sono la differenza di 10 punti. Verona in modalità cooperativa per certi versi, 3 secondi e 7 per l'ultimo possesso della Tezenis, la rimessa per il numero 20 Morati che riceve ora. Roma spezza l'azione per l'ultima volta resa possibile dal bonus che ora è esaurito, mentre prima aveva ancora un fallo da spendere. Restano 1 secondo e 9, praticamente quasi metà del tempo precedente. Si svita e prende la tripla Brancaccio, non trova il canestro e allora Verona con merito in vantaggio 37-27 a metà della seconda partita della seconda giornata del girone A. Non bastano i 10 di Longo all'Olimpia per tenere il comando e la Tezenis a quota zero invece a guidare alla pausa lunga, ma restano ancora 20 minuti e sicuramente ci sarà ancora da divertirsi con emozioni al ritorno in diretta dalla Te Arena di Curtatone. Fra meno di 10 minuti ci risentiamo, rivediamo per la seconda parte di Tezenis contro Roma.
Ultimi preparativi per la ripresa del gioco alla Te Arena di Curtatone in vista del secondo tempo della sfida, della seconda partita del girone A delle finali nazionali Under 17 di Mantova e Curtatone, appunto vantaggio della Tezenis Verona al momento a quota 0 dopo una partita, mentre Roma è a quota 2 dopo una partita contro l'Olimpia, 37-27. Analisi delle statistiche di metà gara con Maxi Moreno, diciamo 10 giocatori a referto per Verona, con grande distribuzione dei punti, dei carichi, delle responsabilità, sicuramente una squadra vera dal punto di vista proprio dell'espressione collettiva, che alla fine, dovendo attaccare una difesa contro cui serve organizzazione, contro la zona, ha fatto vedere proprio la sua peculiarità migliore. Esatto, esatto, credo che lì è stato bravo il coach, lo staff, a programmarla così, a fare il playing game così, e gli sta venendo bene. Questa palla ha continuato a girare, hanno continuato a cercare il uomo libero, e difensivamente poi hanno fatto un grandissimo, grandissimo lavoro. Ancora l'ennesima dimostrazione che stanno difendendo molto bene, si stanno aiutando. Adesso Roma ha riproposto la zona, vediamo se continuano a attaccarla con fluidità a Verona. Recuperata non perfezionata in realtà da parte di Roma, Verona ha 6 perse e 6 recuperi, 10-5 invece il duello delle loose balls per quanto riguarda le statistiche, premia ancora la squadra in vantaggio che ora avrà 8 secondi per costruire un tiro. Si va con Morati, chiude il palleggio, dovrà prendere qualcosa velocemente, il consegnato per Morati che prova l'acrobazia sulla sirena. Stavolta l'attacco non è stato ottimale, ma comunque è stata Roma a tagliare l'azione, costringendo a rimettersi in moto Verona con pochi secondi. Parker da 3 punti, il suo jumper è sul ferro, rimbalzo lungo per Di Marzio, si mette in moto Capitan Celletti, che Cancellini, scusate, che sbaglia però la misura dell'appoggio, e Roma con 3 su 20 da 2. Chiaramente poi diventa complicato riuscire a stare in partita contro chiunque. Sì, questo mi sembrava che era abbastanza facilotto, però non è entrato. Si vede che oggi un po' la stanchezza magari di ieri, un po' che Verona sta difendendo bene, le ha preso bene le misure, le polvere sono un po' bagnate. Poi alla fine è chiaro che quando continui a sbagliare diventa anche un peso psicologico mettere a bersaglio quelle situazioni che possono sembrare facili. Ora ancora la difesa di Verona a graffiare su questa linea di passaggio, la sporca Morati con il pallone che tocca il corpo di Parker e poi sfila sulla linea laterale di fianco alla panchina di coach Guadagnini. Possesso Tezenis, ancora 0-0 il punteggio dopo i primi 90 secondi di questo terzo quarto. Rembuva riesce a rompere un raddoppio, la penetrazione di Morati, c'è il fallo di Marzio e è il primo di squadra del secondo tempo, ma il terzo per il numero 9 dell'Olimpia. Prettato dal tavolo ci supporta, pronta la rimessa offensiva per la Tezenis, fa l'angolo per Rembuva, raddoppiato, esce il pallone dall'angolo, si va dentro, ma Parker è pronto con mani rapide sulla linea di passaggio per intercettare costucoso dritto per dritto per Cellini, ma arriva un altro errore di Marzio, rimbalzo offensivo, prova a avvicinarsi al ferro, questa volta avrà la possibilità di trovare punti a cronometro fermo. Sta diventando però davvero un tabù quello del canestro da sotto anche per Roma, sulle situazioni di gioco comunque favorite dell'Olimpia, quelle della corsa, delle ripartenze dalla zona. Dopodiché corri tanto, devi però monetizzare, perché altrimenti il tabellone non ti premia. Sì, non si muove il tabellone, come hai detto prima, sai, dopo è difficile, giocatori senior
continuare a tirare e a insistere, figurati in ragazzi under 17, la pressione sale sempre di più. Speriamo si sblocchino con questi due tiri liberi. In punti del secondo tempo, in ogni caso con Di Marzio che sale a quota 4. Bertoncini a ribaltare il lato con fluidità sul lato debole, eccellente movimento di palla, la tripla la mette Morati, eccellente però il primo passatore Bertoncini e il secondo passatore che ha ribaltato il lato con i modi e nei tempi giusti. Poi il canestro può entrare, non può entrare, ma il tiro è stato preparato al meglio. Sì, Bertoncini nell'azione precedente ha sbagliato il passaggio e la lettura del passaggio. Mentre adesso ci ha impiegato una millesima di secondo a metterla al lato debole, bravissimo a fare l'extra pese e cercare Morati in angolo, tre punti sono arrivati. Adesso Roma ha mosso bene la palla, ha sbagliato ancora un appoggio da sotto, però ha guadagnato due tiri liberi. Due liberi per Liberati, che nel primo tempo ha messo a referto tre punti, uno su quattro dal campo, uno su due liberi e due rimbalzi per il giocatore con la maglia numero 5 dell'Olimpia, che sbaglia però entrambe le opportunità a cronometro fermo, e Roma che deve assolutamente convertire in qualche modo tutto il volume di gioco. Di sicuro Roma non manca l'intensità, manca la precisione. Sì, ma se vai a vedere anche le palle perse, non è che ne ha fatte tante, proprio non riesce a mettere la palla dentro il canestro, non riesce a concretizzare tutto il buono che ha creato. Tripla questa volta aperta ma non convertita, riparte Roma con Parker che arriva a canestro dritto per dritto e due punti ben costruiti questa volta dalla ripartenza sull'errore da tre punti contro la zona della Tezenis. Si attacca per linee esterne, Morati mette la palla per terra e subisce il contatto falloso. C'è il secondo di squadra comunque per Roma a 6:43 dalla conclusione. De Denis col possesso, Morati in palleggio, si muove la palla per Celloli, di nuovo Morati che finta e poi passa la palla in mano di Celloli che mette a posto i piedi e prende la tripla questa volta. Forse è passato il primo tiro aperto e comunque era abbastanza comodo per cercarne uno più comodo e mettere a posto i piedi, dopodiché però col cronometro che scadeva è mancata la forza per caricare con le gambe i piedi messi a posto. Sì, credo che Morati lì doveva prendersi il primo tiro anche perché veniva da segnarne uno, ha tenuto un pochettino di più la palla in mano, ha cercato un'extra pesa, alla sua volta una finta, un altro palleggio. Gli sono rimaste poche forze sulle gambe allora la conclusione. Tempo fermo per 24 secondi. Sì, l'azione conclusa perché da quello che si riparte con 14, in effetti era un extra possesso in questo caso per la Olimpia. Sedero non va a giocare nel corso del terzo quarto. Di 9 Tezenis, per ora terza frazione nella quale non si è prodotto granché a livello balistico. 3-4 il parziale per Roma, ma è più che sufficiente per tenere sempre al comando la Scaligera con questo attuale 40-31. Torna Longo, il top scorer dell'Olimpia a metà gara con 10 punti, per lui riceve la rimessa da parte di Cellini, gioca sul blocco di Di Marzio, va al ferro ma anche questo appoggio è corto. Davvero una collezione di X sullo scout, forse ancora quello amanuense, non più quello elettronico. Arriva il tentativo di anticipo da parte di Parker che però occupa lo spazio fisico dove era già entrato Morati, gli arriva il contatto, non è sicuramente un fallo duro ma comunque il gioco si ferma. Il terzo di Parker, torna Antonelli dunque per la formazione di Pistorio, torna anche Righetti per la Tezenis. Tempo che scorre, ora siamo a 5:49 dalla conclusione di questo quarto, diciamo inizio del secondo tempo interlocutorio per quanto riguarda l'andamento della partita. 37-27 ora 40-31 per la Tezenis. Bertoncini dal post alto a smistare ancora con buona
tempismo per Aaron Buva che prende un jumper da linea di fondo, sbaglia però il giocatore convocato lo scorso aprile a Novarello a raduno della nazionale dal 2005 al 2007. La stoppata di Bertoncini, sono 5. Di Marzio che prova a prendergli il tempo, ma il tempo lo prende meglio il difensore. Arriva ancora l'azione difensiva determinante da parte del numero 28, lungo in acrobazia, tap out di Antonelli, palla nelle mani di Marzio che prova ad andarlo contro uno, la virata, ma arriva il fallo in attacco. Alla fine qui ha cercato una giocata d'esperienza, troppa malizia però, come se fosse un senior, e la difesa gli ha tolto la sedia sostanzialmente. Sì, lui nella virata ha aperto un pochettino il gomito, il difensore l'ha ben piegato sulle gambe, gli ha fatto vedere molto bene il contatto, ci stava questo sfondamento, peccato che è il quarto fallo e non ha avuto una bella partita e magari un pochettino nervoso che non è riuscito a entrare. Speriamo si calmi un pochettino in panchina e poi rientri a dare il suo contributo alla squadra, perché credo che hanno tanto bisogno di lui. Fino a questo momento chiaramente condizionato dai falli, il giocatore lo scorso che ieri ha referto comunque 11 punti in 25 minuti, protesta per Gotti Pistorio che viene comunque richiamato da parte della coppia arbitrale in questa circostanza. Quarto fallo per Di Marzio, c'è Paluzzi al suo posto e mi sembra che cambi fronte della zona. Vediamo se 1-3-1 la sensazione su questa chiamata che porta subito a una palla recuperata. 1-3-1 sulla carta comunque richiede un'applicazione diversa, occupa spazi diversi e quindi Verona dovrà trovare delle contromisure diverse, la 2-3, la 2-1-2 se vogliamo, l'ha attaccata molto bene nel cercare gli angoli, nel cercare la linea di fondo, nel cercare il post basso come sponda per ribaltare il lato, l'1-3-1, adesso vedremo quale tipo di strategia adotterà la squadra di Guadagnini. Sì, credo che Verona almeno dai primi 5 minuti mi sembra un pochettino stanca, ha smesso di correre, ha speso tanto nel secondo quarto, gli stanno sbagliando un pochettino le scelte del passaggio, un pochettino le scelte del timing, gli stanno palleggiando troppo, prima la palla girava molto più velocemente. Adesso bisogna vedere se sono bravi a ritornare a correre e a vedere come attaccheranno questa zona 1-3-1. Torna Brancaccio per la Tezenis, metà del terzo quarto più 7 secondi, 4.53 dice il cronometro del terreno di Curtatone, va il primo libero per Liberati, non il secondo per Antonelli, in verità va il primo libero per Antonelli, non il secondo, ma poi sul pallone vagante l'ultima deviazione è quella di un giocatore in maglia gialla e allora extra possesso Olimpia con la palla sotto per Paluzzi che lavora sul piede perno, palla in angolo per Antonelli che apre fuoco da tre, non c'è canestro ma c'è un fallo che vale comunque un bel capitale per Roma, perché il punteggio in questo secondo tempo si è abbastanza fermato, comunque tre tiri liberi a cronometro fermo vuol dire riuscire comunque a vedere la coda sostanzialmente da parte della Tezenis, che dopo quel più 10 effettivamente ha perso un po' di ritmo perché giustamente come diceva Maxi Moreno non riesce più a correre e dovendo organizzare la metà campo fa un po' più fatica. Sì, Roma sta raccogliendo ancora troppo poco per tutto quello che sta creando, crea buonissimi tiri, si crea buonissimi uno contro uno, però purtroppo il canestro non si apre, se no credo che sarebbero andati anche oltre nel marcatore per tutto quello che hanno creato. Adesso bisogna vedere se Verona attacca bene a questa 1-3-1 anche con raddoppi sull'angoli e sul centro. Bravissimo Brancaccio, attaccare il fondo, ancora a tenere il contatto del difensore e appoggiare al tabellone. Gran canestro per Brancaccio in questa circostanza, che ha attaccato il raddoppio, o meglio ha aspettato che il raddoppio
esaurisse la sua efficacia, poi con grande coordinazione, grande controllo del corpo, è arrivato sotto il ferro e ha appoggiato a canestro il suo quinto punto personale. Punti dalla panchina per Verona sono esattamente 23 su 42 e direi tanta roba per l'Olimpia Roma, sono 10 e qui chiaramente qualcosa cambia. Quattro e ventiquattro dice il cronometro della Tea Arena in questa fase centrale del terzo quarto. La rimessa dal fondo di Verona che ora si trova a attaccare la zona 1-3-1. Di fatto Roma rinuncia a tutti e due i suoi lunghi, sia Di Marti con quattro falli che Paluzzi, e gioca questo quintetto super perimetrale, se vogliamo super dinamico. Arian Buba si apre da tre, si prende una tripla che comunque è ben costruita, ma ancora una volta Verona è più lesta sui palloni vaganti. Dal palleggio la penetrazione con scarico per Arian Buba, Righetti da tre con spazio, la tripla va fuori misura, poi Liberati riesce in qualche modo a farsi largo con un po' di mostarda sul duello con Bertoncin. Liberati prova ad attaccare Bertoncin, questo è il mismatch chiaramente sul quale Roma deve speculare, ed ecco che giocando aperti, ma aperti veramente con 5 esterni puri, uno contro uno frontale di quello che torniamo a dire non è il pivot ma è quello più alto, batte Bertoncin, peraltro con un canestro pregevole. Super, super, perché sapeva che le arrivava la stoppata, ha cambiato direzione e ha cambiato mano, rovesciando, attaccando la sinistra e rovesciando a destra. È stato veramente bravo, però anche prima, nell'azione precedente, ha preso il rimbalzo difensivo. Adesso vediamo, attacco frontale da tre. Però Liberati, tanta energia, sembra da qui molto magro, però le mette tanto cuore e superisce un po' i chili che le mancano magari fisicamente. Il salve Verona con Arian Buba che cerca Bertoncin, alla fine la palla arriva in maniera un po' casuale a Righetti, arriva il fischio arbitrale contro Liberati, fallo che dove gare due tiri liberi se abbiamo visto bene. Bonus esaurito per entrambi, riposo per Bertoncin, entra Cornale nelle file della squadra in maglia gialla. Doppia opportunità in lunetta per Righetti nelle file di Verona. Va il primo. Il giocatore che arriva a quota 3 punti. Pochi viaggi lunetta per Verona fino a questo momento, complessivo 3 su 7 dalla linea della carità. Vale comunque il più 6 il libero messo a segno. Parker con spazio da fuori, è un buon tiro ma non va, rimbalzo lungo però lo recupera Paluzzi che è tornato subito in campo, la finta, è uno contro uno di Liberati che scarica per Parker, c'è vantaggio e la tripla va a bersaglio. Appena si crea comunque l'innesco della rotazione della difesa, Roma riprende tiri aperti e quando segna da tre il punteggio si muove in un attimo. Da più 10 Verona a più 3, Roma in scia con questa 1-3-1 che comunque sta coprendo meglio gli spazi. Sì, sono riusciti a rallentare Verona, a farla pensare, e a metà campo Verona perde un pochettino di fluidità offensiva, stanno pensando troppo e stanno perdendo un pochettino proprio quello che hanno gli under, no? L'iniziativa, e Roma continua a costruire, le hanno costruito i due tiri a Parker, uno dietro l'altro, della stessa posizione, con penetra scarico, il secondo è riuscito a segnarlo, è un buon pick and pop per un buon tiro, anche se non ha fatto canestro. Tiro che è nelle corde comunque di Paluzzi, sebbene questo sia andato decisamente fuori misura. Palleggia Morati, salta la prima linea, lo scarica in angolo per Righetti,
la zona è stata attaccata con efficacia, il errore, doppio tocco e rimbalzo Olimpia, ultimi 80 secondi circa, Liberati prova ad attaccare, perde il controllo della sfera, si butta lungo, che in qualche modo riesce a tenere la palla, arriva la chiamata per la contesa, alla fine la palla in quella posizione era pericolosa, diciamo che non tutti e due giocatori avevano effettivamente le mani sulla palla, forse è stato fischiato per evitare lotte o comunque contatti eccessivi in quell'angolo di parquet dove c'era stato comunque un tuffo. Di fatto la presa del freccia del possesso salva in qualche modo Verona, sicuramente i 6 punti però messi a segno dalla Tezenis in 8 minuti e 43 secondi sono un po' troppo pochi. Sì, si è fermata, quello che le è successo a Roma nel secondo quarto le sta succedendo adesso a Verona, come hai detto te, adesso meno male che la freccia l'ha un po' premiata, credo che l'arbitro ha fatto bene, lì nel dubbio, prima che succeda qualsiasi cosa, la partita si sta scaldando, ha scelto il fischio che fa meno male a tutti, palla contesa, però Verona ancora troppo macchinosa, troppi palleggi sul posto, non rimbaltano la palla, infrazione dei passi adesso, se non sbaglio, di Brancaccio. Il cambio di fronte della zona ha sicuramente modificato quelli che erano gli equilibri tecnico-tattici. Verona che ha attaccato veramente molto bene la 2-1-2, la 1-3-1 invece sta creando qualche grattacapo in più alla formazione di Guadagnini. Longo dietro il blocco di Paluzzi, prova la tripla ma non la centra e quindi non c'è pareggio in questo caso. Fallo di Stramadagno ai danni di Moratti che può andare in un'età con due tiri, qui il bonus esaurito sicuramente favorisce la squadra in vantaggio, soprattutto perché in questo quarto davvero ha segnato col contagocce. 43 secondi e 5 decimi all'ultimo intervallo di questa gara conclusiva del programma della seconda giornata del girone A della finale nazionale di Mantova e Curtatone Under 17. Non va il primo libero di Moratti, 3 su 8 dalla linea della carità per Verona, anche in un'età arrivata qualche ferro di troppo. Si lotta sul pallone vagante, ma alla fine Vinco e Moratti si ostacolano totalmente a vicenda. E dunque riparte Roma ora col possesso, secondo possesso per provare a pareggiare la partita o quantomeno a ricucire ulteriormente. Torna Ceffoli per la Tezenis. In questo finale di tempo 41 secondi e 4, entrambe le squadre in bonus, 43 Scaligera, 40 Olimpia, possesso nelle mani dei Capitolini con la difesa individuale di Verona che prova a proteggere il canestro, arriva Paluzzi che esce e smista per Liberati, la spaziatura per la tripla aperta e arriva la parità, secondo sforzo di Roma che aveva già pareggiato una volta a quota 27, ora ricuce di nuovo 43 pari, tutto da rifare, quasi fosse una specie di overtime 10 minuti. Sì, questo è Roma. Alla fine delle due squadre quella che è riuscita per 30 minuti a giocare sempre uguale, ha giocato così per 30 minuti, zona, ha provato a correre, ha provato a prendersi la prima scelta offensiva, il primo vantaggio che hanno, loro prendono il tiro o l'uno contro uno. Ed è riuscito a tenere questo ritmo per 30 minuti e adesso li sta pagando. Verona invece ha fatto due quarti, soprattutto il secondo, strepitoso, e in questo terzo quarto si sono un po' spente le idee, come hai detto te, gli hanno cambiato la zona, gli sono cambiati gli equilibri, non hanno più trovato così tanti spazi. Bravissima Roma questo, però credo che ci sia anche un po' di merito di Verona a tenere la palla ferma in un lato contro il 1-3-1, dove credo che la cosa che le fa più male è il ribaltamento continuo della palla. E sicuramente saper attaccare una zona a livello del 17 comunque è già impresa notevole, diciamo meritevole. Saper attaccare due poi diventa complicato effettivamente, diciamo che la 2-1-2 è più facile trovarsela contro o comunque essersela trovata contro nella propria giovane carriera di ragazzi di 17 anni, la 1-3-1 magari è un po' meno frequente per quanto riguarda i campi dell'Under 17, ma assolutamente Roma ha fatto ovviamente
la sua partita in maniera perfetta, cambiando fronte alla zona. La 2-1-2 non funzionava al meglio perché Verona comunque aveva trovato delle buone contromisure. Bravo Coach Pistorio a sfoderare dal suo arsenale tattico comunque una soluzione alternativa. Nel frattempo Roma, che all'intervallo comunque soccombeva nel duello a rimbalzo, ha girato questo tipo di intensità, qualche rimbalzo in più, chiaramente non parliamo di un dominio, ma diciamo nel terzo quarto comunque Roma ha raccattato qualche possesso in più, ha concesso meno secondi tiri, ha trovato qualche, ma non sempre poi magari efficace, ripartenza dalla sua zona, qualche secondo tiro, totale generale 43 pari, Verona con 6 punti nel quarto e ora la necessità di trovare quelle contromisure tecniche sostanzialmente per scardinare la zona che tanta difficoltà effettivamente poi ha creato per l'attacco di Zenis, ma comunque sicuramente la partita, anche se diciamo ai punti ora l'inerzia è un po' più dell'Olimpia, ma può promettere ancora tante emozioni in questo finale. Ribadiamo ancora comunque che domani queste due squadre giocheranno alle 11.30 nell'ultima partita del loro cammino, Roma contro Varese al Palace Schweizer, mentre Verona contro Ancona alla Tea Arena. Primo possesso per Roma per iniziare il quarto periodo, vediamo se Roma riesce a mettere il naso avanti e se, sorpassando dopo un inseguimento che dura praticamente dal primo minuto, tranne forse un vantaggio assolutamente sporadico, riesce a prendere un po' di abbrivio. Tema per Verona, l'abbiamo già detto più volte, questa 1-3-1 va fatta saltare, magari ancora riaccendo il motore del contropiede che era stato un fattore importante per quel più 10 dal 27 pari al 37-27. Lungo non va, rimbalzo di Paluzzi che segna subendo il fallo ed ecco che Guadagnini fa rialzare subito Bertoncin, rimette il portiere. L'ho detto prima, Roma ha migliorato al rimbalzo nel terzo quarto, te l'ho confermato adesso il numero 18, se non sbaglio Paluzzi, con secondo possesso e canestro e fallo. Verona deve rimettere il suo portiere. Con Bertoncin chiaramente dovrà cambiare il verso della partita a rimbalzo. Paluzzi converte il gioco da tre punti, è il sesto canestro da dentro l'area per l'Olimpia e ne ha messi 7 da tre punti, 6 su 28 da 2, 7 su 20 da 3, ma i rimbalzi sono 37, primo vantaggio dopo tempo immemorabile per l'Olimpia sul 4-6-4-3. Ancora però Verona attacca col palleggio la 1-3-1, cosa che è, diciamo, abbastanza sconsigliabile. Paluzzi respinto da Brancaccio, corre Marchesini che viene fermato regolarmente da parte di Longo, fallo tattico sostanzialmente per non concedere una situazione di campo aperto alla Tezenis. 9-14 da giocare, Roma per la prima volta davvero dopo le schermaglie iniziali sorpassa sul 4-6-4-3. 9-0 aperto dopo il 4-3-3-7 della Tezenis ormai parecchio tempo fa. Verona che non segna da tanto, troppo tempo per dare gas alle speranze della formazione di Guadagnini. Brancaccio su linea di fondo cerca Bertoncin, pallone vagante recuperato da Vinco, ma poi nel traffico le mani di Roma sono velocissime, arriva in transizione Cellini che mette la palla per terra, cerca un compagno, Parker attacca il ferro, subisce il fallo da parte di Brancaccio, attacca comunque Roma, la difesa di Verona non sempre schierata al 100%, comunque riesce a partire con i giochi in velocità senza doversi mettere in moto a metà campo e quei vantaggi sugli uno contro uno per i tiri aperti o per qualche iniziativa dal palleggio per andare al ferro sono quelli che in questo momento hanno creato questo mini break in favore dell'Olimpia, che poi lascia sul ferro un tiro libero, 13 su 20 dalla linea della carità per quanto riguarda la squadra di Pistorio. 0 su 2, Bertoncini a rimbalzo, si rimette in moto la Tezenis che attacca con Marchesini e Celletti, si va in angolo per Brancaccio che ha spazio per una tripla che però va decisamente corta, tiro fuori misura
E allora Guadagnini prepara il ritorno di Aaron Buva, lungo sul pick and roll che diventa poi pick and pop in angolo per Antonelli. Buona spaziatura sui giochi a due. Qui Paluzzi strappa letteralmente la palla dalle mani di Bertolcin. Paluzzi ora prende tutti i rimbalzi. E al terzo rimbalzo offensivo, al secondo che riesce anche a concretizzare i due punti. Roma ha aumentato l'intensità. Come hai detto prima, li sta attaccando tantissimo gli uno contro uno, sta creando dagli uno contro uno, penetra scarico o arrivando al ferro. E adesso Paluzzi è diventato il Bertoncin del primo tempo. 2 su 8 dal campo, ma 7 punti con 9 rimbalzi, di cui 5 offensivi. Giocatore che sta avendo un impatto davvero notevole. Qui però Celletti ruba palla, Verona si rimette in moto sempre contro la solita zona, più 5 Roma, possesso Tezenis, impressione con scarico, Bertolcin in angolo per Brancaccio che prende un tiro in svitamento, canestro di fattura davvero eccellente, che frustata di polso e di corpo per Giovanni Brancaccio. Non proprio quel tiro costruito dal sistema, ma qui erano punti che ci volevano davvero come l'acqua nel deserto. Sì, Brancaccio è stato veramente nelle ultime tre azioni, sembra che Verona nessuno voleva la palla, lui si è preso le responsabilità. Prima non gli è andata bene la bomba, adesso con un canestro super forzato, però sono i canestri degli ultimi quarti, ragazzi. Adesso si vivrà sull'uno contro uno, come adesso Longo è riuscito a battere e uno contro uno andare al ferro. Adesso negli ultimi minuti è dove si vede più l'individualità che possono avere questi ragazzi per portare la vittoria per la loro squadra. E la chiave, come diceva Maxi Morino, è proprio andare al ferro. Roma il ferro non l'ha trovato praticamente mai per 27-28 minuti. Ora Paluzzi con quei rimbalzi d'attacco lungo con questo appoggio a canestro per il suo 11° punto personale, è riuscita a mettere qualche punticino sul tabellone. Due cambi pronti per coach Pistorio, anche l'assistente Raffaele Franzeda, indicazioni ai ragazzi in campo con la maglia nera. Escono Paluzzi e Cellini, tornano Di Marzio con un 4 falli a carico e Liberati. 7-0-1 al termine, esce anche Brancaccio nelle file della Tezenis, mentre torna Morati. 7-0-1 al termine, la rimessa a Tezenis, subito palla nelle mani di Bertolcin che prova ad andare verso il ferro, invece poi si torna sul perimetro. Marchesini sbaglia, ma poi il rimbalzo lo recupera di destrezza Bertolcin, il re delle palle vaganti, torna a essere protagonista in questa circostanza. Guadagna due tiri liberi a cronometro fermo che in questo finale possono essere davvero preziosi, anche se poi Verona finora i liberi, diciamo, ne ha beneficiato pochino, 3 su 9 in effetti. Bertolcin col primo punto della sua partita, ma le statistiche dicono 9 rimbalzi e 4 stoppate, probabilmente una soppressa, ma alla fine comunque, diciamo, una presenza difensiva davvero sostanziosa. 2 su 2 in lunetta e ora il time out chiamato da Pistorio. 5-0-4-7 il vantaggio Olimpia, che ha ricucito dal meno 10 della pausa lunga e cambiando fronte della zona, cambiando schieramento della zona, ha cambiato l'inerzia di una partita che era stata condotta di fatto fino al minuto numero 30 da parte di Verona. Parità a quota 43 l'ultimo intervallo, ora vantaggio non certo rassicurante con 3 lunghezze di margine per l'Olimpia, ma senza dubbio ci si può aspettare un finale ancora all'insegna dell'equilibrio. Sono giocatori in doppia cifra per la Tezenis, 2 di Mazzoli, 7 di Morati, 6 di Ceffoli, 2 di Bertolcin, 4 di Aaron Buva, 9 di Brancaccio, 4 di Vinco, 8 di Marchesini, 2 di Cornale e 3 di Righetti. Per l'Olimpia invece il bottino dice 11 di Longo, 10 di Parker,
8 di Liberati, 1 di Cellini, 7 di Paluzzi, 4 di Di Marzio e 9 di Antonelli. Anche la panchina comunque è salita a 18 punti prodotti per l'Olimpia rispetto a quel vantaggio sostanzioso che Verona aveva ad un certo punto a metà del terzo quarto, quando più del 50% del suo bottino era stato prodotto dal secondo quintetto. Ma come abbiamo detto più volte, comunque la squadra di Guadagnini forse ha meno riferimenti designati tra primi 5 rotazioni, avendo una squadra molto omogenea sostanzialmente dal punto di vista del rendimento. Rimessa dal fondo, Verona prova a allungare la difesa con una individuale poi comunque abbozzato sostanzialmente, di fatto serve solo per far entrare un po' più tardi Roma nell'azione offensiva. Antonelli smista per lungo, attacca Celletti da uno contro uno, prova ad andare al ferro, la zampata del difensore, 6 secondi per l'attacco romano che dovrà chiaramente inventare qualcosa velocemente su questo possesso. Di Marzio per lungo, Liberati allo scadere guadagna comunque una soluzione vincente ancora una volta. Liberati in questa versione stretch 4, qui non stretch 5, da un uno contro uno vantaggioso lucra una soluzione. Qui è anche un po' la scelta della Tezenis che comincia a rispettare di più i tiratori di Roma, che qualche tripla hanno cominciato a metterla, e chiaramente se esci contro uno più dinamico puoi farti battere. Sì, se non sei ben piegato sulle gambe, ti battono come sta facendo Roma in questo momento. Però bravissima Roma in questo momento a capire che Verona è bonus, e loro bravi ad attaccarli. Ennesimo rimbalzo offensivo, siamo al quarto offensivo del quarto. Sta faticando non tanto, li sta facendo faticare tantissimo a Verona. Super bomba di Longo, super bomba nel momento che serviva, e sembra che Roma sta per prendere il largo. Triplonissima di Longo, proprio a scadere i 24 secondi, bomba del giocatore senior, davvero direi di cuore, carattere, l'altra C diciamo attributi. Sì, ed è quello che ti dicevo prima, sembra che sia il loro uomo, no? Si sta prendendo le responsabilità. Si è arrestato in un fazzoletto, è riuscito a arrestarsi, e ha fatto una bomba strepitosa. Di Marzio in post basso qui mostra tutta la sua mobilità di piedi, qui il canestro da lungo delle minors vero e proprio, però alla fine piedi, corpo, mani, coordinazione ottima, super super movimento, e come dicevamo prima, adesso tu devi fare per tre quarti sì il gioco di squadra, il tuo schema, quello che hai preparato, tutto, però alla fine credo che le partite negli ultimi minuti si vincono con gli uno contro uno e con il vantaggio che tu riesci a creare di questi uno contro uno. Verona lo sta facendo con più giocatori, Longo, Liberati, adesso correggimi se non sbaglio, Di Marzio. E quindi si stanno alternando per risparmiare energia e per essere magari più bravi all'ora di difendere. È vero che Verona non ha questi uno contro uno perché Roma è nella 1-3-1, però non sta riuscendo a trovarle il giro a questa zona e stanno faticando. Devono cercare in questi ultimi 5 minuti di alzare la pressione difensiva e magari provare a giocare a tutto campo un po' pochettino più spensierati. Mischiare le carte, ovviamente qui il parziale dice 13-4 in favore della Olimpia sul 5-6-4-7 dopo il 43 pari di fine terza frazione. Chiaramente c'è anche il fattore esperienza, lo dicevamo prima, Verona ha tanti giocatori del 2006, Arjen Buva e Bertoncin su tutti, mentre Roma ha un solo 2006, cioè Antonelli. Qui un anno in più, un anno in meno a livello 17 comunque pesa, e tanto. Tantissimo, un anno allora di queste partite qua punto a punto contano tantissimo, vuol dire che hai una stagione in più, partite in più. Adesso passami il termine, però riesce a gestire la pressione magari anche un pochettino di più. Chiaramente
La palla arriva sotto Arjen Buva, finalmente coinvolto dentro l'area, gran palla. Arjen Buva, chiaramente il giocatore più esplosivo di Verona, sotto il ferro, segna subendo il fallo. Non segnava Verona da sotto da una vita probabilmente. L'ultimo super canestro di Brancaccio, però sono stati bravi, palla sinistra, taglio del lato destro, quindi un bellissimo passaggio, attraversare tutta l'area, bravissimo a tenere il contatto e a fare canestro fallo e segnato il tiro libero, quindi rientrate in partita. Da 3 a 2 possessi pieni, da 9 a 6, 4-53 a giocare. Prova a allungare la difesa Verona con il raddoppio a metà campo, il fallo di Ceffoli sulla pressione, che chiaramente ora col bonus vuol dire due opportunità sulla linea della carità per quanto riguarda il playmaker dell'Olimpia, a lungo che in precedenza ha segnato quella tripla davvero importante allo scadere 28 secondi. 14 su 24 la linea della carità per Roma, e 0 su 2 che pesa, anche se poi arriva l'ennesimo rimbalzo di Paluzzi che sbaglia, riprende il rimbalzo, quindi nel mucchio succede di tutto. Pallone che finisce nelle mani di un giocatore veneto, dovrebbe essere il fallo di un giocatore dell'Olimpia. Sì, due per Verona, ma diciamo che entrambe le squadre in lunetta non sono proprio delle garanzie, una 14 su 26, l'altra 6 su 12. Chiaro che qui in questo finale la conversione delle conclusioni del cronometro fermo diventa ancora più importante. Arjen Buva fino a questo momento comunque ha percorso netto sul 2 su 2, 4-44 a giocare nel corso dell'ultima frazione di gioco. Varese 4 con due partite, Roma 2, una partita, Verona 0, una partita e ancora 0-2 partita. Questa è la situazione attualmente di punteggio nella classifica del girone A. Arjen Buva, una tecnica perfetta e una freddezza altrettanto invidiabile, mette entrambi i liberi. Ora il gap si è ridimezzato da 9 a 4, 4 e 34 da giocare. Possesso Olimpia, Parker sul blocco di Paluzzi, gira intorno al compagno e dal pick and roll alla fine con Paluzzi che va rispettato. La difesa non riesce a aggredire, non riesce a cambiare, si prende una tripla comunque costruita su un gioco a due molto efficace Parker. E ora Verona deve provare a replicare uno contro uno su linea di fondo, lo scarico per Arjen Buva che ha spazio da tre e la manda a bersaglio. Arjen Buva si è tenuto per il finale, ma qui si è scaldato parecchio. Sì, lo stavamo aspettando, si è fatto attendere un pochettino, però è arrivato. Ha rimesso Verona in partita e adesso secondo me 3 minuti e 46, alla fine ne vediamo delle belle. Persa Olimpia, possesso Tezenis sul punteggio di più 4 per i capitolini, ma Verona sembra aver trovato con Arjen Buva le contromisure a quella zona. Ancora l'azzurrino, non c'è canestro, c'è però il fallo subito da parte del numero 30 che ora ha preso ritmo e come spesso capita agli attaccanti naturali, quando poi uno se la sente diventa difficile da fermare. Qui viene fermato ma con un fallo e quindi a guadagnarsi lunetta altri due liberi, 3 su 11 al tiro, 4 su 4 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 assist e 14 di valutazione il dato statistico fino a questo momento. Primo libero però sul ferro, si ferma la striscia positiva da parte del giocatore Lavagna numero 30, che è comunque da eseguire un'altra opportunità a cronometro fermo. Va col secondo e allora l'Olimpia è in vantaggio, ma da più 9 passa a più 3, di fatto un possesso, una tripla di gap a dividere le due squadre quando mancano 3:28 al termine. Uno contro uno Liberati che rischia tra virgolette il gioco da tre punti. Ancora Liberati nel puntare frontalmente il difensore a creare qualcosa di buono, che può essere un canestro, uno scarico, questa volta due liberi che vanno convertiti.
Sì, a Rimbuva lo sta soffrendo, Liberati lo sta mettendo in difficoltà, quando lo attacca riesce ad arrivare abbastanza bene al ferro, prima ha fatto canestro fallo, adesso ha convertito il tiro libero, non me lo aspettavo questo ragazzo, mi ha fatto una partita di tanta sostanza, quando Roma ha avuto bisogno lui è uscito in cattedra e si sta prendendo anche le responsabilità in quest'ultimo quarto. Terzo marcatore, Liberati a quota 11 dopo i 14 di Longo e gli 13 di Parker. Celloli nel traffico, stoppato da parte di Paluzzi, che è tornato dopo il quinto fallo di Di Marzio ormai un paio di minuti fa. La rimessa al fondo comunque resta nelle mani della Tezenis, con 3-11 da giocare. Esce a rimuovo dal blocco, si prende un jumper che però non va a bersaglio. Paluzzi a rimbalzo, salito decisamente, doppia cifra sotto i cristalli, decimo rimbalzo, quinto difensivo e cinque offensivi. Ora possesso importante per Roma, Parker va da Paluzzi che con il semigancio per questa volta sbaglia e non di poco. Corre Verona, uno contro uno sulla linea di fondo, scarico per Celloni, Marchesini di tocco per Rembuva che ha spazio da tre punti. Rembuva messo in ritmo, continua questa sua produzione. Quindicesimo punto, Verona è tornata a costruire tiri aperti, triple aperte ed è lì, è in scia. Sì, è tornata a cercare di crearci un tiro nei primi secondi con queste penetre scarico e andando dal loro uomo, no? Rembuva li sta rispondendo. Adesso Liberati ha sbagliato un canestro da due, la palla magari inizia a pesare un pochettino. Vediamo chi si prenderà la responsabilità di questi ultimi possessi. Tornati in angolo, complicato questa situazione, deve prendersi un jumper Marchesini che in sospensione va fuori misura, palla che non è riuscita a cambiare lato, di fatto si è compressa sempre di più in un angolo e Marchesini ha dovuto prendersi un tiro per necessità, per non morire con la palla in mano più che costruito di squadra. Quello che non doveva fare Verona in questo possesso. Avevamo detto che era riuscito a costruire qualche buono tiro penetrando, scaricando, non stando fermi, non tendendo la palla ferma lì, invece adesso si sono messi sul lato destro, hanno palleggiato quello che vuole la zona, no? E quindi gli hanno fatto questo piacere a Roma, però la partita è lì, sono due punti, hanno due minuti, un solo possesso. Devono stare attenti e magari non fare un fallo stupido, però cercare sempre di mettere pressione sulla palla e provare a correre. Mentre Roma deve cercare di rompere con questi uno contro uno, con questi, chiamiamoli, Liberati che sta giocando di lungo, ma non è un lungo. O con Longo, o con Antonelli, o con Parker, che sono tanti giocatori di uno contro uno. Devono creare dal palleggio e cercare di farsi fare un fallo. Più facile scegliere per l'attacco, più difficile scegliere per la difesa, chi andare poi a marcare, visto che tutti e cinque i giocatori di Roma possono in qualche modo attaccare con la palla in mano. Entrambe le squadre sono in bonus, quindi chiaramente il fattore tiri liberi avrà un peso specifico importante, avrà ovviamente un fattore importante anche quello della conversione in tiri liberi. In questo momento le squadre in campo non hanno brillato per precisione dalla linea della carità. 1.58, 2 di vantaggio per Roma, che ha 14 secondi per andare al tiro. Riparte da tre quarti campo Pistorio, che avanza la palla rinunciando a qualche secondo di azione pur di andare già in attacco. Paluzzi per Liberati che la mette per terra, riesce ancora ad andare al ferro e di nuovo questo uno contro uno è vincente. Rembuva, diciamo, un po' lento, è mancata per la rotazione dei compagni. Sì, il lato debole non c'è stato, Bertoncin che ha sempre chiuso l'area, questa volta si è un po' fidato del suo compagno e non era pronto a far l'aiuto, però Liberati, ragazzi, credo che ha fatto una partita strepitosa, non ce l'aveva facile perché davanti, anche se un 2006, a un giocatore della nazionale e lui non ha avuto paura. Più 4 possesso Roma, ora la possibilità di piazzare un canestro dei punti che potrebbero davvero significare qualcosa di importante, ma arriva la persa da parte di Longo, contropiede di Verona con Rembuva in angolo, ci prova uno spazio, questa volta va a sbagliare, tap out di Bertoncin,
Moratti va in angolo per Marchesini, la finta poi la tripla aperta da parte di Celloli che mette un gran canestro, questa volta perfetta la preparazione del palleggio del tiro, tutto da gustare il finale. Sì, del giocatore magari che meno te lo aspetti, Cefoli si è preso questa decisione, siamo a un punto di differenza, Roma va da Liberati che questa volta forza, brava Verona, vediamoci questi ultimi due possessi. 6 secondi di discrepanza tra combattere tabellone, uno di vantaggio per Roma, possesso però per Verona che attacca con Cefoli, autore della tripla precedente per il meno uno. Un po' ferma la manovra veronese, di nuovo Cefoli va da Moratti, pare questo tiro dallo spigo della lunetta, alla fine ne esce comunque una buona soluzione ma non un tiro vincente. Verona forse un po' troppo ferma nell'attaccare comunque senza creare ulteriori vantaggi, non è venuto fuori un cattivo tiro tutto sommato, perché era un arresto e tiro anche abbastanza, diciamo, consistente per le possibilità di realizzazione, però forse bisogna muovere un po' di più la palla e non, diciamo, far scorrere fino a quando il cronometro è arrivato a 8-7. Sì, mancano 29 secondi, quindi sai, essendo meno uno, se è bello parlare da qui fuori perché è più facile, no? Però magari cercare una soluzione prima, nel modo che se per caso sbagli hai la possibilità di far fallo e ti rimane un possesso magari di 10, 8, 9 secondi. Credo che magari la palla è stata un pelino ferma e magari non sono andati dall'uomo che era più in ritmo, perché se io non sbaglio Moratti in questo quarto non ha fatto nemmeno un punto, sarei andato ancora era il più caldo, sarei andato da lui prima perché ai tiri liberi li ha segnati e poi che perché poteva creare dal palleggio magari qualche aiuto difensivo dal lato debole e magari lo stesso tiro bravissimo, te lo prendi sullo scarico, però questa è l'inesperienza e a questo servono queste partite, a che loro acquisiscano questa esperienza qua e imparino da questa gestione degli ultimi quarti. E questo sicuramente è il dato saliente, parliamo comunque di ragazzi ancora molto giovani con un percorso nel vivaio a metà, praticamente comunque da completare ancora per almeno 2 anni fino all'under 19, per cui sono esperienze di cui ho fatto tesoro. 2 tiri liberi ora per Roma che sbaglia il primo con Antonelli, vedremo quale sarà la scelta tattica di coach Pistorio, se sbagliare, probabilmente sbagliare per non dare la possibilità a Verona di organizzare una rimessa. Alla fine non tocca il ferro, non c'è fischio arbitrale, sensazione che non abbia toccato il ferro e credo che si debba ripartire dalla rimessa, quindi alla fine l'ha sbagliato, ma l'ha sbagliato male. Sì, adesso credo che c'è stato un pochettino di confusione da parte degli arbitri. Capiamo benissimo che stanno giocando una finale, da qui sembrava che non avessi toccato il ferro, che sia suonato solo il tabellone, però sai, da questa prospettiva dalla tribuna non è la stessa che può avere l'arbitro in campo, l'ufficiale di campo, sì, sì, male, sì. Solo che adesso comunque il gioco è stato fermo e Verona ha la possibilità di chiamare time out e magari fare la rimessa in attacco, che era quello che non voleva Roma. Chiamati 2 allenatori per spiegare comunque cosa è successo e come sarà amministrato il possesso. Di fatto il time out comunque ovviamente c'è, da capire anche quando si riprenderà il gioco, se non ha toccato il ferro. No, dai 3 secondi, non ha esattamente, non ha toccato il ferro, quindi giustamente il gioco non è iniziato, si riparte da 3 secondi e 4. E queste sono le cose più belle, no? Ultima mozione, di fatto vediamo se intanto dove si parte con la rimessa, perché se si parte da 3/4 di campo è un conto, si parte da sotto canestro, diciamo 3 secondi e 4 sì, che sono... Se non sbaglio il time out l'ho chiesto Verona, quindi potrà scegliere di fare la rimessa in attacco. E quindi Verona si guadagna in qualche modo una seconda ultima chance dopo l'errore del sorpasso precedente da parte di Moratti per
cercare il gol partita sostanzialmente sulla sirena. Sì, anche adesso sai il velo di quello che il coach sta disegnando. Se i ragazzi a questa età e con questa pressione e con questi tre secondi sapranno interpretare bene quel disegno lì. E questo è il velo, no? Questo, sono proprio curioso di queste situazioni. Per fortuna o sfortuna è l'unica partita la quale ho visto in un finale così. E quindi vediamo cosa succede. Mi sembra che abbia contro time out del Roma. Quindi diciamo per spezzare la concentrazione in qualche modo. Così questo minuto è una clessidria, no? Diventa per i giocatori di Verona diventa ancora più difficile gestire questo nervosismo, adrenalina. Vediamo come la riusciranno a gestire. Magari ha avuto anche più tempo per spiegare meglio il disegno, quindi vediamo. Adesso fra pochissimo vediamo come andrà a finire. Su queste rimesse sbagliano le squadre di Eurolega, sbagliano le squadre di Serie A, figuriamoci gli under 17, non tutti sono Milano che segnò quel canestro allo scadere contro il Bayern Monaco nella gara 1 dei playoff di Eurolega dello scorso anno, che poi in qualche modo indirizzò la serie. Vediamo la rimessa da tre quarti campo. La Tezenis la esegue Ceffoli, uomo contro uomo per Roma, dai blocchi ci si libera, va a ricevere Moratti che serve Brancaccio, gran palla e allo scadere segna Giovanni Brancaccio il canestro della vittoria. Schema eseguito alla perfezione, smarcamento, taglio, solo Brancaccio sotto canestro, appoggio vincente. Direi meglio di così non potevano fare. Guarda, era quello che ti dicevo, è proprio la cosa bella, mi emoziono perché provo a essere nella pelle di quel ragazzo lì che a 17 anni, a 3 secondi alla fine, ha avuto la pazienza Moratti di finta, palleggio, trovare Brancaccio che si è fatto trovare pronto su quel taglio lì, non le è vibrata la mano. Quindi complimentissimi ai ragazzi, complimentissimi anche a Roma, è stata una partita veramente bella e sono fortunato di essere qui a guardare queste finali e poterla commentare. E allora, magari non la partita più bella in assoluto, ma sicuramente la più emozionante è quella risolta in maniera più inaspettata, con un guizzo allo scadere di Giovanni Brancaccio che regala la vittoria alla Tezenis per 64-63 contro l'Olimpia Roma. In questa congiuntura di classifica Verona raggiunge Roma a 2 punti, domani giocherà all'11:30 su questo parquet contro la Stambura Ancona. Varese sola al comando con 4 punti, dunque comunque vedendo chiaramente già la qualificazione, però domani comunque si giocherà tutto contro l'Olimpia Roma sul parquet del Palace Gwaiter. Ripetiamo nuovamente il punteggio finale di questa partita davvero elettrizzante, emozionante, con un finale veramente palpitante. Giovanni Brancaccio sulla sirena regala il successo alla Tezenis Verona per 64-63. L'Olimpia Roma aveva messo il naso avanti anche con 9 lunghezze di margine, ma poi si è arresa contro la rimonta guidata da Rembuva e poi coronata da Brancaccio sulla sirena. Ancora il finale, 6-4 Tezenis, 6-3 Olimpia per questa partita emozionante, ringraziando Maxi Moreno per il commento tecnico. Da Giuseppe Sciascia un cordiale saluto e un a risentirci e a rivederci fra una mezz'oretta abbondante per la prima partita del Girone B, dove saranno in campo la Stella Azzurra Roma, vittoriosa ieri nel Girone B contro l'Autribulle Treviso, e la Dinamo Sassari.